Monsignor Felice di Molfetta, assistente spirituale dell'Unitalsi, sezione pugliese, durante il pellegrinaggio dell'icona della Madonna di Pompei a San Giovanni Rotondo, ha celebrato la Santa Messa del 22 novembre 2018. A proposito del Santo Rosario, ha svolto una riflessione sulla preghiera degli umili, amata dal Signore e da Padre Pio. È risuonata la eco di una storia che si concentra in una creatura umile e alta insieme, Maria di Nazareth. È in lei la eco di un'attesa del Redentore, la gioia di una presenza e la speranza di una vita futura. Nello splendore della luce pasquale e nel ritorno del nostro essere creature nuove nella gloria del cielo con lei, la Madre Santa, con il suo figlio, il risorto. Ma non vi sembra, cari fratelli, che la preghiera orante del rosario non fa altro che raggiungerci attraverso questi eventi, l'evento dell'Annunciazione, in cui Maria diventa il modello di un sì addetto, proclamato nella piena libertà e nella espressione di totale dedizione al Signore. E non vi sembra che nel mentre noi recitiamo il rosario, vediamo questa fanciulla che si muove, mossa dal vento dello Spirito, per raggiungere Ain Karim per la cugina Elisabetta e lì manifestare la sua premura di donna, la sua premura umile che si pone a servizio della cugina nell'atto di aiutare questo nuovo evento per lei, Elisabetta, considerata sterile. E non vi sembra che il rosario costituisce questa narrazione orante di quello che è avvenuto lì a Betlemme, nello stupore del cielo e della terra, nello stupore di Maria e di Giuseppe, nell'atto di avere tra le braccia e sotto gli occhi quel bambino che lei ha abbracciato sul suo cuore e che lo ha donato a noi come dono di una vita che fa fiorire la speranza e un mondo nuovo, Cristo, l'Emanuele, il Dio con noi. Ma non vi sembra che nel rosario che noi recitiamo, la preghiera degli ultimi, degli umili, noi ci raffiguriamo il silenzio di Maria che nella sua discrezione accompagna la vita pubblica di Gesù, ma sostenendolo con la sua presenza materna, proprio per incoraggiarlo nello svolgimento della sua missione, fino ad arrivare sotto la croce, laddove lei vive il dramma del suo figlio e lo fa suo nel suo cuore lacerato da quella spada di fedeltà a quella parola risuonata proprio attraverso la bocca del vecchio Simeone. Allora capite, cari fratelli, perché il rosario è una preghiera amata dal Signore, amata dalla Madonna, perché è la preghiera degli umili, è la preghiera dei semplici, la preghiera che ci permette di narrare e di entrare in questa sequenza di eventi e di questi misteri fino a sentire la presenza di Maria in quella stanza alta, lì a Gerusalemme, nell'atto di essere con i discepoli in attesa della potenza dello Spirito che scendendo su di lei e sugli apostoli avrebbero cominciato a raggiungere i confini della terra. E lì Maria è ancora presente per accompagnare il vagito di una chiesa che esce e si mette in cammino per annunziare la bella notizia. Sì, miei cari fratelli, davvero possiamo comprendere perché
la Vergine a Fatima, la Vergine di Lourdes, appare sempre e chiede sempre la preghiera del Rosario. Quella preghiera che quando è sorta nel Medioevo era riservata a coloro che non potevano pregare con l'officiatura, che era un appannaggio delle persone intelligenti, di cultura, e veniva riservata ai poveri, agli analfabeti. E Maria e il Signore ancora affida questa preghiera, questo vincolo che ci congiunge cielo e terra in questa catena dolcissima. Proprio perché attraverso la preghiera, l'atteggiamento orante, gli eventi della storia della salvezza diventano una vera e propria realtà. E allora comprendete bene, miei cari fratelli, come e quanto sia importante quel gesto per cui la presenza di Maria qui, della Vergine di Pompei, è in questo santuario, perché il Santo Padre Pio amava avere la corona e non si contano quanti rosari al giorno egli diceva, fino a questa attestazione di profonda amorevolezza quando nel suo compleanno ebbe quel serto di rose e volle fare giungere al santuario di Pompei quella rosa. Sono come tanti atti di amore tenerissimo, dolcissimo, di un figlio che si abbraccia alla sua madre e fa che sia lei a guidare le sue scelte di frate e di uomo, mandato da Dio a bonificare un'aria che doveva avere la pregnanza di un cielo nuovo e di una terra nuova. Se è madre, noi non possiamo sentirci, perché rinati dall'acqua e del battesimo, dalla Madre Chiesa, non possiamo non sentirci figli di quest'unica madre. Ma nello stesso tempo Maria, pur glorificata nel cielo, continua ad essere madre di ciascuno di noi, come ha accompagnato il suo figlio, come ha accompagnato gli apostoli nella peregrinazione per il mondo intero, così ancora una volta Maria, la Vergine figlia di Sion, continua il suo pellegrinaggio nella fede e nella presenza supplice in mezzo a noi. È lei che continua ad accompagnarci e a prendersi cura di noi. E allora comprendete, miei cari fratelli, che se questa è stata la missione di Maria, deve essere anche la nostra missione. Siamo chiamati anche noi, nell'atteggiamento orante e operoso di carità, ad essere pellegrinanti qui sulla terra in vista di quel cielo che si squarcerà, e lì alla fine dei nostri giorni Maria, la Ianua Cieli, la porta del paradiso, ci accoglierà per essere con lei e con il suo figlio in quella gloria che non conoscerà né lutto, né dolore, né sofferenza, ma gioia e gioia piena. Così il Santo Rosario, nei suoi misteri, ci rende partecipe di questi eventi e ci fa sentire in compagnia di tutti coloro che sulla faccia della terra, facendo girare nelle dita il rosario, si sentono accompagnati e sostenuti dal cielo e dalla fede di tanti pellegrini sulla terra. A voi tutti, sorelle e fratelli, continuate a portare nella vostra borsetta, nelle vostre tasche, la corona, la preghiera che piace a Dio e alla sua madre, e siatene certi che è una preghiera efficace, perché sgorgata dal cuore, e che costituiscono in ogni Ave Maria come tanti dolci motivi di dire alla Madonna e al Signore: ti voglio bene, ti voglio bene, ti voglio bene. E questo il senso di quella ripetitività di Ave Maria che si inseguono
proprio per offrire attraverso la bocca e attraverso il cuore queste rose che fanno piacere alla madre e al suo figlio Gesù. E così sia, fratelli e sorelle.